Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. È tanto tempo che non preparo delle lasagne e allora oggi prepariamole al salmone, quello affumicato però. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 250 g di sfoglia già pronta per le lasagne, comoda, veloce, la trovi in tutti i supermercati, 500 g di salmone affumicato a fette, ci serviranno 500 g di ricotta, 2 bustine di zafferano, 50 ml di latte, 2 cipollotti tagliati a listarelle, del pepe rosa, olio, sale e 700 ml circa di besciamella già pronta sul fuoco. L'ho lasciata sul fuoco perché vi faccio vedere a brevissimo perché. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi e allora mettiamoci subito a cucinare. In questo pentolino ho aggiunto 50 ml di latte, non ne servono di più. Qui c'è la besciamella pronta, come vi dicevo prima, dobbiamo portarlo a sfiorare il bollore e andiamo poi a sciogliere all'interno le 2 bustine di zafferano. Io me le preparo già. Ecco qui, vedete queste bollicine che si formano tutto attorno? Vuol dire che sta arrivando a bollore. Abbasso il gas e apro le bustine in zafferano. Do una mescolata, così faccio sciogliere bene. Ok, riporto qui il gas spegnendo la besciamella e vado a versare lo zafferano all'interno della besciamella. Mescolo velocemente. Ecco qua. E noi siamo pronti a comporre le nostre lasagne al salmone. In questa mia padella aggiungo un cucchiaio abbondante di olio extravergine d'oliva. Aggiungete il cipollotto, fatelo rosolare qualche minuto e una volta pronto aggiungetelo insieme alla ricotta. Aggiungiamo un pizzico di sale e diamo una veloce mescolata alla ricotta. Ok, e ora non ci resta che comporre la nostra lasagna. Stendiamo un velo di besciamella sul fondo, andiamo ad aggiungere la nostra sfoglia. Sovrapponetela pure, non vi preoccupate. E ora aggiungiamo il salmone tutto attorno. Rompetelo pure con le mani in pezzi grossolani, non vi preoccupate. Prepariamone anche il pepe. Andiamo ad aggiungere qualche cucchiaio di ricotta tutto attorno. Qualche cucchiaiata di besciamella. Pepe rosa. E continuate così fino a esaurire tutti gli ingredienti. Ecco qui, abbiamo finito l'ultimo strato. Io ho finito con gli ingredienti rimanenti e il mio forno è già caldo per infornare le lasagne. Cuociono a 200 gradi per una ventina di minuti. Se vedete che si scurisce troppo, si dora troppo, copritelo pure con la carta stagnola e casomai fate fare 5 minuti aggiuntivi senza carta stagnola. Ci vediamo dopo, io non vedo già l'ora di mangiarle. Eccoci qui, le nostre lasagne al salmone sono pronte per essere servite. Io le ho fatte cuocere per circa 25 minuti, 15 minuti coperte con la carta stagnola e 10 minuti senza carta stagnola a 200 gradi. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, io non vedo l'ora di andare a assaggiarle perché qua in cucina c'è un delizioso profumino. Ci vediamo domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.